Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ci troviamo nella casa di Dio perché oggi, nella memoria liturgica di San Carlo Borromeo, dobbiamo celebrare come società civile la festa dell'unità nazionale, la festa delle forze armate. Il 4 novembre è il contenitore di valori non negoziabili: l'unità, la coesione della patria, la difesa attraverso le sue forze, forze armate che consentono oggi a noi non solo il presidio della legalità e della sicurezza, ma anche del benessere di un popolo. Un saluto particolare e cordiale anche a nome di un signor arcivescovo ancora indisposto alle distinte autorità civili e militari, che sia permesso di citare, Sua Eccellenza il Prefetto, il signor Sindaco di Vercelli e a vario titolo le istituzioni politiche e i comandanti delle forze armate, insieme ai rappresentanti di tutte le associazioni militari combattentistiche nel ricordo del 4 novembre, del 3 novembre 1918, con l'armistizio che poneva fine alla prima guerra mondiale, tornava un tempo di pace, pace che poi, dopo non molto tempo, fu messa di nuovo in discussione, corsi e ricorsi storici. Anche oggi, seppur viviamo in un tempo di relativa pace, sperimentiamo la difficoltà di una guerra che Papa Francesco definisce come terza guerra mondiale, anche se divisa in diversi scenari. La celebrazione di oggi nella memoria di un grande santo, un grande pastore, San Carlo, sia l'occasione per la parola e insistentemente per la pace umana. Entriamo nella liturgia e accogliamo la parola di Dio che ci parla di umiltà e servizio, lo stile del Vangelo, lo stile dei santi, lo stile dei cristiani. Allora accogliamo questa parola in un cuore che chiediamo sia purificato dalla misericordia di Dio. Sottolineare idealmente un continuum tra questa celebrazione e quella che insieme alle distinte autorità e a molti fedeli abbiamo vissuto sabato di fronte al sacrario militare del nostro cimitero cittadino. Avevo avuto occasione di presiedere quella celebrazione e avevo parlato dei grandi valori che hanno ispirato il sacrificio di tante persone, di tanti uomini, di tanti militari nei tempi passati, oggi anche delle donne che insieme agli uomini sono chiamate a presidiare la nostra sicurezza, la legalità. È un'azione corale, è l'armonia delle voci dello Stato. Se vogliamo portare questo modello più in alto, è la descrizione che ci ha offerto questa mattina San Paolo nella lettera ai Romani, che è un po' la cattedrale della teologia paolina. È bella l'immagine che ci viene data, ribadita anzi dalla Scrittura, che la Chiesa, corpo mistico di Cristo, è costituita da tante membra. Ecco perché anche il valore supremo della fede richiama all'unità, come oggi siamo riuniti per celebrare il valore dell'unità nazionale. Parliamo di valori
sacri, lo dicevo già sabato, quindi non negoziabili, perché come il corpo è uno e trova la sua armonia nell'essere tale, nell'essere coeso, diverse membra con diverse funzioni, quindi il valore anche delle diversità, ma armoniosamente composte e orientate verso il bene, ecco così lo Stato. Lo Stato compaginato nelle sue diverse membra, lo Stato composto dal potere politico, esecutivo, giudiziario, unito nella diversità. È bello ricordare oggi quanto lo Stato, nelle sue anche diversità di azione, di tutela, le divise che chiamiamo anche uniformi, perché appunto uniformano attraverso anche un linguaggio visivo, uniformano un dovere che viene svolto con passione, con dedizione, con il sacrificio della vita. Se siamo qui oggi a celebrare una data significativa per la nostra patria che ci ricorda sì il sacrificio di tante persone, una vittoria che è storica, ma la vittoria per una pace finalizzata quindi al benessere di un popolo, allargata diventa il benessere delle nazioni. Ecco, oggi celebriamo anche la memoria di un santo che ha fatto dell'unità e della coesione il suo piano pastorale, San Carlo Borromeo, eletto cardinale a soli 25 anni, viene inviato da suo zio, Papa Pio IV, a reggere la più grande diocesi allora conosciuta, la diocesi di Milano, un vastissimo territorio che comprendeva non solo la Lombardia, anche tratti del Piemonte, e proprio per la sua giovane età e non per i privilegi dati dall'essere nipote del Santo Padre, ha sposato la sua vocazione nel renderla efficace per il popolo a lui affidato, per essere quel buon pastore di cui abbiamo sentito nel Vangelo, per essere il testimone del pastore supremo che dà la vita per il suo gregge. Lui ha fatto altrettanto in tempi non difficili. Lui nasce nel 1500, agli inizi, 38, morirà alla fine di quel secolo. Apporterà grandi novità nel senso della riforma della Chiesa, con la costituzione dei seminari, anche lì per uniformare la cultura filosofica e teologica dei sacerdoti, ma compaginerà anche la sua estesa diocesi, visitandola innumerevoli volte, il segno della vicinanza. Che cosa ci dice oggi San Carlo? Ci dice che chi compie doveri di responsabilità deve metterci il cuore. Lui ha messo il cuore che aveva conformato al cuore di Cristo. È per quello che si ricorda oggi la sua grande figura. È stato eroe nella sua modalità pastorale, non perché lui fosse più bravo, più colto, più intelligente, certamente lo era, le doti umane ci vengono date per essere investite, ma viene ricordato per l'amore con cui ha incarnato il suo ruolo. Questo penso sia per tutte le istituzioni. Quando il Vangelo pone di fronte il modello del pastore buono e il modello, anzi l'antimodello del mercenario, ci ricorda che in tutte le relazioni, in tutte le istituzioni, possiamo vivere appassionatamente il nostro dovere o possiamo viverlo come funzionari. La gente si ricorderà di quando vivremo la nostra responsabilità, il ruolo della chiave della dedizione e fino anche del sacrificio. E tanti esempi dello Stato sono noi modelli. Ricordo le tante vittime dell'odio,
persone che hanno messo la propria vita nelle mani degli altri per difendere questo caso. Ed è quello che ha fatto San Carlo, ed è quello che ha fatto Gesù Cristo, il modello supremo. Ha dato la vita senza discutere, senza fare calcoli di opportunismo. Sia così anche per le istituzioni, permettiatemi. Siamo in un'epoca in cui si riscontra, ahimè, troppa litigiosità nella politica nazionale e internazionale. E allora l'appello, poiché dobbiamo essere portatori di pace, soprattutto se ci diciamo cristiani, di tentare di abbassare i toni della litigiosità e di tornare a vivere un confronto che tra le diversità è necessario, un confronto che porta nella dinamica democratica ad esprimere i ruoli di governo, ma abbassando i toni che non fanno bene alla nazione, non fa bene al popolo, provoca indifferenza. E lo vediamo anche purtroppo dalla scarsa affezione al supremo strumento che chiamiamo voto popolare. L'astensionismo potrebbe davvero farci riflettere su come la politica possa, attraverso un confronto sincero, ma anche non litigioso, portare le ragioni del popolo. Io credo che essere portatori di pace in tutti i ruoli e soprattutto nella politica, alta vocazione sociale, come diceva San Paolo VI, sia il dovere di tutti. Oggi, nella giornata dell'unità nazionale, non possiamo dimenticare questo sommo principio. Nella gratitudine di chi serve lo Stato, nelle diverse compagini, nella gratitudine di chi ha fondato questa nostra democrazia sui principi supremi della vittoria, della pace, della libertà. Sia lodato Gesù Cristo. Preghiera per la patria. Dio onnipotente ed eterno, cui danno gloria il cielo, la terra e il mare, ascolta la nostra preghiera. Giurando fedeltà alla bandiera, promesso amore e servizio alla patria, nel ricordo del sacrificio di chi è caduto perché noi vivessimo in un mondo più libero e giusto. Donaci, o Signore, la forza di custodire e difendere il bene prezioso della pace e, in comunione di spirito, con tutti coloro che lavorano e soffrono. Donaci la gioia di dare il nostro contributo per la serenità delle nostre case, per la prosperità della nostra terra, per il bene dell'Italia. Amen. Passi nel cammino verso di Lui e vi mostri la via della carità. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Alza bandiera!